Isaac e sua madre vivevano su una piccola casa in collina. La vita era semplice ed erano felici, fino al giorno in cui la madre di Isaac non iniziò a sentire la voce di Dio che le parlava, dicendole che per provare la sua fede avrebbe dovuto sacrificare il suo unico figlio. Così lei, per provare la sua devozione, corse in camera di Isaac e prese un coltello da cucina per ucciderlo, e il bambino, scoperta una botola sotto il pavimento, scappò via nelle oscure e misteriose profondità. Sigla. Salve ragazzi! Prima di iniziare con questo secondo episodio di Arcadia Caffè, vogliamo ringraziarvi perché il feedback che abbiamo avuto sul primo episodio è stato molto positivo e molto costruttivo, come piace a noi. Ci sono state delle belle chiacchiere, come volevamo farne, insomma, e dei consigli utili che stiamo cercando di mettere in pratica. Quindi vi sproniamo a fare ancora di più così, perché è bello parlare direttamente con voi ed è bello migliorarsi di volta in volta. Cosa ne pensate? Quindi alla fine di questo episodio tornate qui e commentate, fateci sapere e seguiteci su tutti i link utili. Detto questo, come sicuramente avrete capito dall'intro, oggi si parla di The Binding of Isaac, un gioco uscito nel 2011 e sviluppato da Edmund Macmillan. Come vi piace a voi, insomma. Nostro caro amico, comunque, ovviamente, che sicuramente vi starà guardando dall'America. È quello che ha fatto anche Super Meat Boy, e questa cosa si nota sia a livello grafico sia a livello di citazioni easter egg. Tra l'altro, la prima versione del gioco era in flash, si giocava dal browser, e mentre è stato fatto un remake completo che è considerabile il gioco vero e proprio come era stato inteso dallo sviluppatore, che è uscito prima del 2014, e poi ci sono state comunque delle espansioni belle grosse, parliamo di Afterbirth e delle edizioni anche su console. Rebirth, Afterbirth e Afterbirth Plus, The Wrath of the Lamb, insomma è un gioco su cui hanno lavorato parecchio e che è arrivato persino su Switch ultimamente. Una bellissima edizione con tantissimi adesivi molto molto carini. Parlando dal punto di vista di gameplay, Isaac è un gioco roguelike, quindi ci troveremo a controllare un personaggio, in questo caso Isaac, che dovrà sconfiggere dei nemici attraverso delle stanze generate casualmente. Ogni stanza sarà diversa da quella precedente, sarà molto molto difficile trovare delle stanze uguali. Anche se ci sono delle stanze ricorrenti, fisse, per esempio ci sono delle stanze del tesoro in cui possiamo trovare dei power up, degli oggetti che possono potenziarci. Oppure la stanza del boss, che comunque è presente in ogni piano, in ogni livello. Anche diciamo, se i boss sono comunque casuali in una determinata pool, diciamo, di boss. Esatto, e questa scelta di gameplay non solo può far apprezzare The Binding of Isaac all'infinito con infinite avventure sempre diverse, ma genera appunto una storia sempre diversa in alcuni suoi particolari. Ci fa scoprire cose diverse sulla vita di Isaac, sulla storia che c'è sotto questo gioco apparentemente molto arcade, molto basilare. Sì, comunque c'è una base di gameplay molto solida ed è divertente da giocare, cosa importante soprattutto per un gioco di questo genere. Esatto. Ma appunto, per chi vuole trovare di più, ogni oggetto, ogni nemico, ogni boss ha una storia che possiamo in un certo senso speculare e possiamo ricostruire piano piano. Attualmente la community è arrivata a livelli incredibili con le interpretazioni diciamo ufficiali, sia con speculazioni pindariche a dir poco. Sì, speculazioni di fanbase, diciamo così, che però sono anche attendibili, perché insomma non c'è per molte cose non c'è una spiegazione univoca in The Binding of Isaac, e quindi la community si diverte un sacco a costruire teorie, a costruire trame sui vari oggetti che si trovano, sui vari boss, perché appunto, come stavamo dicendo prima, ogni piccolo tassello, ogni piccolo dettaglio di questo gioco racconta una storia, che è la storia di Isaac. E qui c'è un altro grande punto di forza, è che Isaac mi ha un po' riportato ai miei tempi, cioè io sono vecchio, non troppo, però sono un po' vecchio. Un poco poco. Quindi ai miei tempi, appunto, c'erano i Pokémon, no? E c'erano tutta una serie di leggende metropolitane, di piccoli segreti
che si passavano tra amici, cioè magari quando incontravo qualcuno mi diceva una cosa che non immaginavo proprio di Pokémon. Poteva essere appunto una leggenda metropolitana infima, inutile, che non esisteva. Poteva essere il Pokémon Shiny super raro, guarda, ho trovato questa cosa, no? Può essere? Sì, sì. Oppure poteva essere anche come catturare Mewtwo, andare nella grotta celeste, no? E in Isaac ho ritrovato anche un po' questa sensazione, questa cosa di comunità, di scambiarsi consigli, scambiarsi segreti. E in Isaac di segreti ce ne sono tantissimi. È un gioco quasi basato sui segreti, nel senso, per arrivare molto forti ai boss finali, eccetera, è molto utile sapere tutte le cose nascoste che ci sono, vari power up e varie cose. Ma anche per sbloccare determinati personaggi bisogna fare delle cose non proprio immediate, e questo aggiunge ogni volta comunicazione, non so come spiegarlo, però tende a far creare una community che parla. Sana, bella. E parlando anche del gameplay di questi segreti, arriva a speculare anche sulla lore, sulla storia, perché diventa una cosa interessante, una cosa di cui è bello discutere, come sì. Appunto il motivo per cui stiamo facendo anche questo episodio. Ed è bello discuterne perché di base la storia di The Binding of Isaac, per chi non ci avesse mai giocato, ma come forse avrà intuito dalla nostra intro, che era presa in parte dall'intro del gioco, è una storia drammatica. Cioè, per quanto il gioco sia divertente, per quanto sia anche ironico il modo in cui è raccontato, è una storia terrificante. Cioè, nel senso, c'è la madre di questo bambino che cerca di ucciderlo perché ha sentito delle voci, classica storia di follia religiosa. Però ci sono vari dettagli nel gioco che aggiungono cose sempre più inquietanti a questa base, che di base non scherza. Come abbiamo detto, questo gioco si basa su dei power up, no? È pieno di oggetti, ce ne sono forse poco meno di 1000. Sono veramente tantissimi. Difficile ricordarli tutti a memoria, tra l'altro. Certo. E una cosa molto interessante di questi oggetti è che sono apparentemente cose anche un po' schifose, se le colleghi tra immagine, tra oggetto effettivo e tra come vengono descritte nel gioco. E appunto mostrano il cervello di Isaac, un po' come vede lui il mondo. E un esempio tra tutti che abbiamo scelto è questo HP Up, che appunto ci aumenta di un cuore la vita, che si chiama Lunch. Ed è una lattina di cibo per cani. Per Isaac una lattina di cibo per cani era il pranzo. Lunch. E già da questo piccolo dettaglio puoi capire quanto la vita di Isaac sia terribile. Probabilmente la madre, per espiarlo dai suoi peccati, per renderlo più, insomma, inclini al perdono divino, gli avrà dato da mangiare cibo per cani, neanche cibo per persone, insomma, ovviamente, perché era una cosa, come dire, di lusso, e quindi non andava bene, per esempio. Tutto questo non si limita a questo oggetto. Noi, come ho detto, sono quasi 1000 oggetti e sono tutti su queste tematiche, sia queste un po' più terrene, pratiche, ma anche su altre cose religiose. Ad esempio c'è Halo. Ah sì, l'aureola. È un power up molto forte, sì. Perché Isaac vede gli angeli come se fossero delle entità enormi, benefiche, ma fino a un certo punto, però poi ci arriveremo, insomma. Come di Elo ci sono anche gatti a 9 code, c'è la cucchiarella, la famosa cucchiarella con cui ti picchia tua nonna o le Speed sue up. Che ti fa correre più veloce, quindi ti dà la capacità di capire che Isaac, quando veniva picchiato con il bastone di legno, correva più veloce. Ci sono degli oggetti che aumenteranno le nostre lacrime, che sono il modo in cui ci difendiamo dai nemici, in cui li attacchiamo, e uno tra questi per esempio è cancro, e quindi questa cosa farà piangere di più Isaac. Insomma, è un mondo davvero terribile questo gioco, però, come dicevamo prima, è tutto trattato con molta ironia, con molta leggerezza quasi, e non ti viene da dire questo è un gioco drammatico, anche perché è molto divertente. È come se ci fosse comunque un filtro a quello che vede Isaac, e noi abbiamo collegato questo filtro all'idea di velo di Maya di Schopenhauer, perché appunto la realtà è distorta. Isaac comunque fa questo tentativo di conoscere il mondo, ma quello che gli appare davanti è quello che riesce a vedere lui nella sua piccola esperienza di bambino recluso, chiuso nella sua camera fin da piccolo, che ha subito
enormi traumi, tra cui anche una sorellina morta. Sì, è una delle teorie che girano intorno alla trama del gioco. Comunque un padre che probabilmente assente, l'ha abbandonato, e una madre che sta diventando sempre più fanatica e sta raggiungendo la pazzia. Esatto, se non l'ha già raggiunta, perché la madre è, spoiler, non spoiler, uno dei boss del gioco, uno dei boss principali, e noi... È il primo boss importante che dovremmo sconfiggere per andare avanti nel gioco. Dovremmo uccidere mamma, che è bruttissimo da dire, il cuore di mamma, ancora peggio, che dopo varie vittorie si trasformerà in un essere orribile che si chiama It Lives, lui vive. O lei vive, lui, cioè it è neutro in inglese, quindi quella cosa vive e avrà una faccia tipo di un feto, di un bambino. Quindi una delle teorie che ruotano attorno al gioco è appunto quello di Isaac che perde sua sorella prima ancora che nascesse, quindi si sente in colpa per una serie di cose, quindi la vede, cerca di ucciderla quasi come per esorcizzarla, cerca di affrontare la sua paura in un certo senso. E tra le paure che cerca di affrontare ci sono anche quelle più a stampo religioso, possiamo combattere contro Satana, contro Mega Satana, contro anche contro degli angeli per avere dei power up in più. E Uriel, Gabriel. Uriel, Gabriel. Arriveremo fino allo Sheol, fino all'inferno ebraico, nella cattedrale sopra, in mezzo a tutti gli angeli, dove possiamo combattere non Dio, non un angelo, ma noi stessi, cioè Isaac. Isaac versus Isaac è questo spirito. È una sorta di redenzione estrema del peccato, ovvero dei sensi di colpa di Isaac. E insomma, tutto questo simbolismo religioso ci fa ovviamente pensare che questa sia una sorta di commedia di Isacco, no? Citando Dante, grandissimo. Ma sia questo, sia il fatto che noi scendiamo nelle profondità, ci caliamo e c'è appunto questa catabasi, questa discesa livello dopo livello sempre più nelle profondità dell'anima di Isaac e fisicamente della terra. Andiamo proprio sotto terra ed è una ricerca interiore allo stesso tempo di Isaac, perché ovviamente noi possiamo immaginare che sia un viaggio per lo più mentale di Isaac, che ci sono dei segnali che ci informano di questa cosa, no? Certo. Però comunque qualunque sia il percorso che scegliamo nella nostra run, noi andremo a fondo nel senso nel bene e nel male, o più in fondo possibile o più in alto possibile, cioè appunto come ha detto Time Sketcher, nelle profondità, nell'inferno dello Sheol oppure nella ebraico, cattedrale, o nella cattedrale, fino ad arrivare a delle zone più periferiche, se così si può dire, più che non sai dove collocarle esattamente nello spazio del tempo, che sono la Darkroom, che è un posto particolare, oscuro, in cui possiamo sconfiggere un boss che si chiama The Lamb, l'agnello. E nell'immaginario biblico, cioè non nell'immaginario biblico, nella Bibbia l'agnello sarebbe colui che verrà a salvare tutti, colui che giudicherà tutti nel giorno del giudizio e in teoria salverà i buoni di spirito, una cosa del genere. E Isaac vede questa figura non come una figura salvifica, ma come un boss terribile, come un teschio pronto ad ucciderlo, come una figura aggressiva, e possiamo capire quanto la madre gli abbia messo paura, non solo del mondo ma della stessa religione in cui credeva lei, insomma, no? Le due, diciamo, soluzioni estreme sono la sconfitta del peccato, quindi una sorta di esorcismo, oppure la sconfitta del peccato che è in sé, cioè un'autodistruzione, purificazione, no? Esatto. E in questo, tornando al concetto della catapasi, è un po' come se discendesse in un antro e andasse alla ricerca di un oracolo, di una speranza, un qualcosa, di una risposta, sì, fondamentalmente. Quindi c'è anche un po' un senso di il viaggio di Enea negli inferi alla ricerca. Nell'epica classica, sì, era molto in voga questo topos, diciamo. Sì, piaceva un po' a tutti. Come avrete capito, le tinte di questo gioco non sono proprio, come devo dire, rose, no? È un po' a tinte fosche, diciamo. E abbiamo trovato dei collegamenti molto carini, cioè con degli autori altrettanto a tinte sempre fosche, sempre per questa idea degli oggetti, della distorsione.
di tutto questo che sembra un viaggio più mentale e che effettivamente è un viaggio mentale, questa distorsione incredibile ci ha ricordato anche un po' Lovecraft, soprattutto quando si arriva in aree più oscure e si combattono dei mostri, perché quei mostri non sono altro che il mondo reale, però visto attraverso gli occhi di chi ha subito innumerevoli traumi e quindi vede le cose che sono esterne a lui in modo distorto. È come se fosse un occhio inquisitore che consuma gli oggetti che ha davanti fino a farli trasformare in oggetti, in rappresentazioni proprio del proprio disagio. Esatto. Quindi è molto profonda questa cosa, e c'è anche un grandissimo ragazzo che scriveva cose simpatiche in italiano, Tommaso Landolfi. Una sorta di Lovecraft all'italiana. Anche se c'è ha molte cose particolari che lo scollegano, cioè è molto strasognato, strano e particolare, dovreste leggerlo. Esatto, è anche molto più leggero in alcune cose, molto più ironico se la prendi un po' ed è molto onirico, e lui è come se raccontasse dei sogni, cioè sono molto particolari i suoi racconti perché sono mentali, sono quasi insensati, però tu li segui perché puoi immedesimarti nel cervello di chi li ha partoriti. Sì, ed è un po' questo il senso di Isaac, il senso che ti spinge a voler approfondire ancora di più la storia, voler capire, perché tu comandandolo, iniziando a capire piano piano, ti immergi in questo mondo completamente nuovo che però ha dei collegamenti con la mente umana, con qualcosa che c'è all'interno di tutti noi, quindi tu intuisci delle cose anche se non le capisci, perché ovviamente non sei proprio Isaac, ma ti incuriosisce, ti spinge a voler sapere di più. Vuoi capire, c'è anche un lavoro di empatizzazione portato avanti in maniera particolare, perché in questo gioco non c'è quasi niente di cinematografico, ci sono delle pochissime cutscene, se così si possono chiamare, ed è tutto gameplay, quindi non ti viene fatta vedere nessuna scena drammatica vera e propria, se non l'intro o le scene dei finali, che sono più appunto delle cutscene, ma vengono per il raccontati resto raccontati attraverso gli oggetti, i boss, quindi i personaggi, ma anche le musiche, anche le soundtrack, che se si va a vedere nelle cartelle di gioco o comunque se le si cerca su internet, hanno dei nomi inquietanti che spiegano quello che sta succedendo. Per esempio, nella boss fight contro la madre di Isaac, ci sarà la colonna sonora Matricide, matricidio, così come nella boss fight contro se stessi, contro Isaac, ci sarà infanticide, infanticidio, ed è molto interessante vedere come la musica non sia solo un sottofondo, ma se vai ad ascoltarla è come dire propedeutica a farti capire certe cose, a parte la qualità incredibile che mischia metal, band, elettronica, anche canti religiosi, esatto, i cori, la musica della cattedrale è qualcosa di incredibile, andatevela ad ascoltare. È non veramente so come si chiama, però basta cercare Cathedral Isaac, è qualcosa di assurdo. Veramente bella, ma anche quella dello Sheol, parliamone, ci sono tutti dei cori, esatto, dei tamburi, urla di demoni, sembrano quasi delle macumbe che ti lanciano addosso mentre stai giocando, infatti è una delle aree più difficili del gioco. Tornando all'idea del vedere Isaac come un gioco un po' più classico, un po' più retro, sia molti disegni, sia vabbè lo stile pixelato, sì, molto colorato, un po' pixelato, rimandano molto a The Legend of Zelda, in particolare a Link to the Past, come sono disegnate le stanze proprio, e tutta una serie di power up, di cose. Ci sono anche delle sfide a tema, sia proprio su Zelda, un incredibile omaggio, con dei power up fatti proprio su apposta, misura, esatto, e niente, è fantastica, sia una a tema Pac-Man, e c'è neanche una a tema Pokémon. Sì, è vero, c'è, sì, c'è veramente un po' di tutto, The Pokémon. E questo
fa leva appunto sul fatto che c'è tutta questa miscolanza di oggetti visti da Isaac, questo fatto che comunque molti di questi oggetti sono un po' come se fossero i giocattoli di Isaac, sì. Anche se non sono veri e propri giocattoli, perché Isaac viene rinchiuso dalla madre nella camera. Trova dei chiodi come power up, per esempio, non esatto, solo giocattoli. E quindi interpreta tutto il mondo in questo modo, no? Però trova anche un corno di unicorno, trova degli orsacchiotti, cioè trova anche cose positive nel basement, come dire, perché è il suo mondo che non è fatto solo di cose negative, è fatto anche di cose positive, che però risulta tutto una sorta di mashup, una sorta di minestrone. Sì, perché Isaac vive sia quella che quell'altra realtà. E questo ci ha fatto pensare molto a una poesia in particolare di Eugenio Montale che si chiama L'alluvione, in cui lui parla di questa alluvione, appunto, che sommerge il suo pack di mobili. Ci sono tutti questi mobili impacchettati, tutti pronti per una sorta di trasloco, se non ricordo male. E lui vede tutte queste cose ammassate, bagnate, le descrive, una sorta di enumerazione di tutto quello che c'era in quel seminterrato, ed è un po' questo Isaac, è tutto, non è l'alluvione, è un po' il sangue, la terra del basement che avvolge tutti questi oggetti e Isaac stesso. In Montale c'è una sorta di malinconia in un certo senso, perché molti di quegli oggetti gli danno un senso di passato, di nostalgia, di ricordi. In Isaac non saprei, un senso anche di paura, di anche empatia nei confronti di un piccolo bambino, cioè se vedi tutto quello che immagina ti viene anche da dire ah poverino, mi dispiace. Alcune cose ti fanno ridere, ci sono dei power up, per esempio i fagioli, che sono divertentissimi da usare, è un po' un misto, appunto. Va a mancare il nostro solito riferimento cinematografico. Ci sono diversi film che ci hanno spinto a ripensare Isaac e viceversa, e tra cui un film molto recente, un horror chiaramente. Sono spoiler, due horror e un drammatico thriller. Un drammatico più o meno horror per la storia, però... il primo film di cui vogliamo parlarvi è Midsommar, un film uscito recentemente che parla di questo gruppo di ragazzi che si trova in Svezia e si trova a contatto con questa cultura, con questa religione strana che all'inizio loro non capiscono, pensano che sia una cosa orribile, quasi barbarica, e poi c'è la protagonista che l'abbraccia completamente, si trova nel suo mondo, si trova tra tutte le cose orribili che succedono, si trova in pace con se stessa perché ha trovato il suo posto e la sua armonia. Se vedi proprio la sua faccia luminosa, sì. Con tutto quello che è successo. E questo ci ha fatto molto riflettere su uno dei possibili finali, tra virgolette, di The Binding of Isaac, in cui lui sceglie di affrontare il male, quindi scendere fino all'inferno, affrontare il male e abbracciare il positivo, l'angelico, che in realtà non è positivo completamente, come in Midsommar quella regione non è assolutamente positiva 100%. C'è un sacco di ombre. Però cerca di abbracciare una sorta di luce, mentre poi c'è un altro aspetto di Isaac che è il totale opposto, che è rappresentato secondo noi da un film che si chiama The Witch del 2015. Che parla... Ovviamente noi cerchiamo di non fare spoiler, no? Certo. Parla di etichette, questo film, di etichette che vengono poste a persone, no? In questo caso l'etichetta di strega, in generale. Alla ragazzina protagonista, Thomas. È ambientato, mi sembra, nel 600, no? In America. Padri pellegrini. E appunto questa ragazza che si vede... messa questa etichetta, viene quasi costretta a interpretare il ruolo di strega a un certo punto, no? E viene incollato addosso e lei fa di tutto per scrollarselo, ma non ci riesce, quindi deve solo essere quello che credono che lei sia. E in questo Isaac è come se fosse sacrificio anche per il nome.
Esatto. Cioè il suo nome è un'etichetta proprio che gli viene dato dalla madre. E quindi lui in quest'altro caso sale fino alla cattedrale, combatte contro se stesso, come dicevamo prima, per autopurificarsi, si uccide e così riesce a risolvere questo suo disagio di sentirsi in colpa per varie cose, di sentirsi peccatore, e abbracciando quindi una sorta di ombra. C'è anche un altro finale, quello, a proposito di The Witch, che è un po' più cupo, quello con Mega Satana, no? Sì, c'è un finale in cui Isaac si guarda allo specchio e ad intermittenza si vede come se fosse un diavolo nero con le corna. Esatto, è un personaggio giocabile. Approfittiamo di questa cosa per dire che tutti i personaggi di Isaac sono Isaac. Sì, cioè se notate, vabbè, è una cosa che ormai è diventata di dominio pubblico, però c'è Isaac con una parrucca, Isaac con una benda, no? Che rappresentano varie cose, ad esempio Isaac, vari personaggi biblici. Isaac con la benda appunto è Caino, no? Isaac con un cappellino rosso e il libro di Belial, che è Giuda, che parte con 3 monete. C'è Isaac demoniaco, quello di cui parlavo prima, che è Azazel, uno dei demoni più importanti dell'inferno, e tanti altri. C'è persino Isaac fantasma, The Lost, questo personaggio molto interessante, molto brutto da giocare, esatto, per vari motivi. Film di cui vogliamo parlarvi, che secondo noi è quello più rappresentativo di The Binding of Isaac, soprattutto nella prima metà del film ci sono proprio delle vibes da Isaac, è The Room. Anzi, non The Room, Room, semplicemente, sempre un film del 2015, se non sbaglio, sì, che parla di un caso di cronaca nera veramente esistito, veramente successo in Svizzera, dove il padre di questa ragazza decise di rinchiuderla per 24 anni in questo basement, adesso ci vuole, in questo seminterrato costruito apposta, dai vari abusi nacquero 7 figli. E nel film non si vedono tutti e 7 figli, però parla di questa madre, di questo bambino, che sono rinchiusi in questo seminterrato e non escono per niente. Cioè questo bambino nasce e cresce fino all'età di 5 anni solo in questo basement. Per lui le cose che accadono in TV non sono reali, cioè... Dice che è una scatola delle magie, una cosa del genere. Per lui le cose che sono in quella stanza, che lui chiama stanza con un nome, come se fosse un essere vivente, è un'entità. Esatto. Sono le cose che esistono. Lui vede una lampada, per lui esiste la lampada. Se la madre gli dice guarda che fuori esistono delle cose, si chiamano alberi, lui non ci crede. E lui le cose le saluta, cioè dice ciao lavandino, ciao letto. Esatto, perché lui crede che quella sia la realtà e basta. E ci ha fatto pensare molto Isaac, oltre che per il tema del basement e della claustrofobia, per il fatto che anche Isaac, come Jack, il ragazzino del film, non ha a disposizione strumenti per capire il mondo. Cioè lui è stato privato oltre che dell'infanzia, è stato privato degli strumenti per fare paragoni, per confrontarsi, per vedere diverse realtà. Lui non conosce altra realtà che la sua, che è terribile, e questo lo porta appunto, quello che dicevamo all'inizio e che abbiamo detto per tutto il podcast, a deformare la stessa realtà che vede, perché è l'unico metro di paragone che ha. A differenza però di The Room, Isaac ha dei finali molto più cupi, perché, senza spoiler su Room, però in The Binding of Isaac... Spoiler, Isaac muore. Sì, l'interpretazione più accreditata è che Isaac, alla fine di tutta la storia, non scenda realmente nel basement e nell'inferno, ma si chiuda semplicemente in una sorta di chest, di cassaforte, sì, per rifugiarsi dalla madre che voglia ucciderlo, rimanga muore chiuso soffocato. Dentro e muore soffocato. E la teoria che mi piace di più, che riguarda uno degli ultimi boss, che non piace molto alla community perché è unfair, non è giusto, è che tutto questo che vive Isaac siano i suoi momenti di delirio prima della morte.
E c'è appunto questo boss Delirium, boss che appunto si trasforma nei vari boss che hai battuto durante la run e che fa delle cose molto strane anche a livello visivo. E glitcha, salta come se ci fossero delle intermittenze e ricorda proprio una sorta di delirio premorte, appunto Delirium, come se Isaac poco prima di morire, il classico, gli passa tutta la vita davanti, no? Tutto quello che succede in modo confuso, entra nel vuoto che è il piano dove si trova Delirium e poi, come abbiamo detto, purtroppo fa una brutta fine. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio e speriamo che vi sia piaciuto. E ho anche un piccolo consiglio da darvi, perché io devo insistere su questa cosa. Leggetevi di Tommaso Landolfi il Mar delle Blatte. È una storia incredibilmente allucinata. È qualcosa di assurdo che dovete vivere per capirlo, perché è tutto un accozzaglio, un'evoluzione continua, come se fosse una sorta di canzone progressive che cambia continuamente, però è scaturita solo dal cervello di una persona ed è un viaggio che dovreste fare, secondo me. Una sorta di blob che è davanti, che si trasforma continuamente in tutte le tue paure e non si ferma. Non lo puoi prevedere, però allo stesso tempo è affascinante, perché ti chiedi sempre che cosa può diventare, che cosa significa. Ed è anche un po' il senso di Isaac questo. Cioè, che cosa significa, cosa diventa, cosa succede, cosa c'è dopo questo piano, dove posso andare. Sì, vero, per chiudere in bellezza, come dire. E niente ragazzi, fateci sapere come sempre cosa ne pensate. Ricordate di mettere un mi piace su YouTube, condividerlo con vostra nonna. Noi vogliamo sempre sapere cosa ne pensa vostra nonna. Non abbiamo avuto nessuna risposta dalle vostre nonne. Questa cosa ci fa molto arrabbiare. Esatto, fatele giocare The Binding of Isaac. Vedrete come si divertirà. Neanche Radio Maria è così soddisfacente. Vi ricordiamo che siamo su quasi qualsiasi piattaforma adesso, perché dopo il piccolo assestamento che abbiamo avuto dopo il primo episodio, i vari problemi tecnici, ci potete trovare davvero dappertutto. Ovunque. Spotify, Instagram, Google Podcast, tra poco anche Apple Podcast, quindi niente, andate dove vi è più comodo. Non avete scuse per non ascoltarci, esatto. Mi dispiace. E va bene. Noi ci vediamo tra due lunedì con Arcadia Caffè. E non vi diciamo di cosa parliamo la prossima volta, perché sarà ovviamente una sorpresa. Io sono Rhyme Sketcher e io sono Lux e questo è Arcadia Caffè.